La messa della domenica è quella dei documenti del Concilio Vaticano II. No. Il Concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Tuttavia, una messa celebrata nelle parti ripetitive, come il confessio, il gloria, la consacrazione, il Padre Nostro e altre parti comuni, in una lingua differente da quella parlata comunemente e comunemente conosciute, ha un suo valore enorme, perché distacca dalla vita comune. Obbliga ad entrare in un clima differente da quello fuori della Chiesa. Aiuta a rendersi conto che si sta vivendo qualcosa di importante, qualcosa che si può fare benissimo in un'altra lingua comune diversa dall'italiano, come l'inglese o il francese, ma che si sta facendo proprio in una lingua fuori dal comune per sottolineare la specialità di cosa si è andati a fare in chiesa. Questo uso di una lingua fuori dal comune appartiene al concetto di consacrazione, di dedicazione esclusiva di una cosa comune, come è qualsiasi lingua, ad una cosa molto importante, come la religione. Per esempio, ancora oggi esiste una consacrazione verbale per la scelta delle parole in lingua nazionale con cui nominare gli oggetti della messa. Per esempio, per il ripiano su cui si fa la messa è stata scelta da migliaia di anni la parola altare, anziché tavolo. Per la coppa del vino si è scelta la parola calice, anziché coppa. Per il vassoietto che contiene le ostie si è scelto la parola patena. Per l'asciugamanino del prete che usa dopo essersi bagnato le dita si è scelto la parola manutergio. Invece, per l'asciugamanino del calice si è scelto la parola purificatoio. Non sono solo particolarità. Il significato è che tutti gli oggetti della messa hanno un nome diverso da quelli usati per lo stesso scopo nella vita comune. Appunto per indicare la separazione dalla vita comune, ossia la consacrazione alla religione di quegli oggetti perfino nel nome. Ossia, poiché quegli oggetti sono usati unicamente per la messa, allora anche le parole scelte per nominarli sono uniche. Pertanto, questo criterio di dedicazione esclusiva, di unicità, è possibile utilizzarlo anche alla scelta della lingua da utilizzare per la messa. Si può usare il latino, ma anche il greco o l'ebraico biblico. Qualunque sia la lingua scelta, usarne una differente da quelle comuni, inglese, francese, spagnolo, eccetera, ha l'effetto di far percepire che si sta facendo qualcosa di speciale, qualcosa di unico,
lo fa in latino, provoca l'esperienza di far prendere maggiormente sul serio ciò che si è andati a fare in chiesa, compresi i sacerdoti celebranti. Per esempio, come si utilizza comunemente delle parole inglesi perché sembrano più efficaci di quelle italiane? Spread, default, next generation EU. Così avverrebbe anche in chiesa alla domenica col latino, per le parti comuni di ogni messa. Confessio, alleluia, santo, Padre nostro, eccetera. Un conto è Padre nostro in italiano e un altro in latino. Uguale non è. In questa situazione, il Gloria declamato o cantato in latino diventerebbe perfettamente ricordato. Non causerebbe disorientamento, ma farebbe parte dell'abitudine ad una lingua diversa, dall'italiano e dall'inglese. Come si constata, si tratta di un effetto psicologico e razionale, causato dalla differenza tra la percezione della quotidianità e la percezione della specialità, dell'esclusività. Così, la rinuncia al latino non è banalmente, come dice Paolo VI, insieme a tantissimi altri preti ancora oggi, la rinuncia alla bellezza, la potenza, la sacralità espressiva del latino. Infatti, il latino non è per forza più bello, o più potente o più sacro dell'italiano o del francese. Questo modo di impostare la questione sembra un trucco manipolatorio, fatto per banalizzare le critiche e coloro che criticano, per etichettarli. Quelli criticano perché sono fissati con la bellezza del latino. Sono quelli strani lì. Invece, la rinuncia al latino ha conseguenze umane. È la rinuncia ad uno dei vari elementi che rendevano la messa qualcosa di speciale. Sono certamente rimasti altri elementi. Qualcuno è stato pure aggiunto. Comunque, dato che Paolo VI l'ha detto, si può certamente dire che per lui il latino era qualcosa di più bello, più potente, più espressivo e nient'altro. Tuttavia, nel 1970 il cambiamento della lingua è avvenuto e la lingua latina è stata sostituita quasi immediatamente anche da parte della maggioranza dei preti e dei fedeli nei paesi a maggioranza cattolica. Per quale motivo? Per l'effetto di antico e di abitudine a cui era associato il latino. Infatti, negli anni 60 del XX secolo, c'era la febbre di fare le cose in modo moderno. Infatti la Chiesa diceva il dialogo con la modernità. Fare le cose in modo moderno che poi si riduceva, banalmente, a farle in modo diverso da prima. Per cui tutto ciò che era del passato, che era arrivato fino al presente, veniva rigettato con un senso di liberazione. Quasi che potesse impedire l'ulteriore miglioramento della vita. Tra parentesi, al contrario, oggi che è finita l'illusione delle magnifiche sorti e progressive della modernità,
le cose del passato vengono valutate senza l'antipatia che era presente negli anni 60. E così nel 1970 la maggior parte dei preti e dei fedeli ha quasi immediatamente celebrato in italiano. I passi nella Sacrosanctum Concilium sulla lingua nella liturgia. Innanzitutto, i passi della Sacrosanctum Concilium, che trattano della lingua, fanno spesso riferimento all'articolo 22, che stabilisce l'autorità in materia di liturgia. Andiamolo subito a vedere. 22. Primo punto. Regolare la sacra liturgia compete unicamente all'autorità della Chiesa, la quale risiede nella sede apostolica, Papa, e, a norma del diritto, nel Vescovo. Quindi il Vescovo deve seguire il diritto. Il Papa lo fa il diritto. Come vedremo di questo punto, Paolo VI ha fatto un vero abuso. Poi, punto 2. In base ai poteri concessi dal diritto, regolare la liturgia spetta, entro limiti determinati, anche alle competenti assemblee episcopali territoriali, le conferenze episcopali, CEI. Sotto punto 3. Di conseguenza, assolutamente nessun altro, anche se sacerdote, quindi l'hanno proprio specificato, osi di sua iniziativa aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica. I sacerdoti non possono fare come Paolo VI. Quindi, scorrendo l'indice della Sacrosanctum Concilium, l'argomento della lingua compare 3 volte. Primo di 3. Latino e lingue nazionali nella liturgia. L'articolo 36. Punto 1. L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini. Cosa sono i riti latini? Questo l'ho aggiunto io. I riti latini sono quello romano, che è quello vigente in Italia, ambrosiano, nella diocesi di Milano, poi mozarabico, in Spagna, di Braga, in Portogallo. Altri riti oggi in disuso erano quello gallicano, lionese, parigino. Quindi, nei riti latini, la lingua latina doveva essere conservata. Punto 2. Dato però che sia nella messa che nell'amministrazione dei sacramenti, sia in altre parti della liturgia, non di rado l'uso della lingua nazionale può riuscire di grande utilità per il popolo, si conceda alla lingua nazionale una parte più ampia, specialmente nelle letture e nelle ammonizioni, sono le esortazioni, in alcune preghiere e canti, secondo le norme fissate per i singoli casi nei capitoli seguenti. Dunque abbiamo 4 ambiti della liturgia in cui si può concedere una parte più ampia. Le letture, le ammonizioni, sono le esortazioni del prete, alcune preghiere e canti. In tutto il resto, no. In tutto il resto, l'articolo 1, sia conservato l'uso della lingua latina. Poi, e indagatore, qua c'è il prossimo video.